Delgado, la conclusione, e questa volta c'era tutta la conclusione di Delgado, che finisce sulla traversa. Capuano, ancora Delgado, ha un po' di spazio, pallone sul sinistro, conclusione mancina di Delgado, deviata, conclusione verso la porta, parata sicura di Gabriel La Rocca. Attenzione, perché lo Cicero tenta la conclusione. E ci avviamo alla fine di questo primo tempo, 0-0 il risultato tra le due formazioni, 0-0 tra Sicurlube e Capurso. Forse potremmo dire che ai punti qualcosa in più l'ha fatta la formazione di casa, e si riparte. Delgado si gira, conclude, e questa volta va veramente vicino al gol la Sicurlube. Delgado intercetta un pallone, pallone per lo Cicero, che si è trovato dinanzi a sé la porta, ma Di Ciaula è uscito con tutto il corpo per fermare lo Cicero. Urla come un forsennato l'allenatore, e c'è la traversa di Vitale, e poi la conclusione di Martinez che finisce fuori. Non c'è fallo secondo gli arbitri, Wallace sbaglia il passaggio, e questo contropiede lo doveva gestire meglio, e c'è il gol, lo gestisce benissimo Capurso, che trova la rete con Garofalo, ma è Martinez che ferma il pallone. Delgado subito la conclusione, ancora Di Ciaula, e non sappiamo più quante ne ha prese questo portiere, le ha prese tutte Regalbuto, che deve fare attenzione. E la conclusione di Delgado, ancora Di Ciaula, ancora parata, tutto per tutto della Sicurlube Regalbuto per cercare almeno di pareggiare questa partita. Delgado tenta di servire Martinez, Vitale, pallone al centro, attenzione, conclusione, e gol di Elia, 2-0 per Capurso. E questi sono i rischi del portiere di movimento. Delgado, ancora Delgado, doppia conclusione, gol! E questa volta entra la conclusione di Francesco Vitale. 17 secondi, lo Cicero, Delgado alla distanza, la parata incredibile di Di Ciaula. Ultimi secondi di speranza, 8 secondi, Delgado deve tirare, Capuano tira, pallone che finisce sul tetto. E manca un secondo, è praticamente impossibile. Impresa Mission Impossible con Vitale che batte Delgado. E finisce qui, vince Capurso per 2-1, esultanza incredibile dei pugliesi, che hanno vinto una partita che evidentemente non si aspettavano di vincere.